Ed eccoci sulla piazza Duomo, dinanzi alla insigne basilica che è il più interessante tesoro che possegga Orvieto. Quando avvenne in Bolsena il noto miracolo eucaristico del 1263, il cui avvenimento si può ammirare in un affresco della Cappella del Santissimo Corporale, già da qualche anno si discuteva del restauro della vecchia cattedrale pericolante per i danni delle intemperie quasi abbandonata. Ma dopo il prodigioso miracolo le cui reliquie erano state trasportate in Orvieto per volere di Papa Urbano IV, rifugiato nella città, si decretò con entusiasmo la costruzione di un nuovo tempio che superasse tutte quelle esistenti e fosse degno di custodire il sacro corporale recante la macchia del sangue di Cristo. Il luogo prescelto per la decretata opera fu quello dove esistevano le chiese di San Costanzo e di San Brizio. Nicolò IV, il 13 novembre del 1290, disceso nello scavo della fondazione, praticato in corrispondenza del quarto pilastro della facciata, quello sul quale sono scolpite le scene dell'inferno e del giudizio, pose solennemente la pietra di rito. Si ha memoria che in tale scavo profondissimo si rinvenne acqua e creta. I lavori per l'imponente costruzione del Duomo durarono circa 3 secoli. Il primo architetto fu forse Arnolfo di Cambio e a lui è stato attribuito il progetto di facciata monocuspidale. A questi successe un costruttore locale, Giovanni Uguccione, che nella crociera e nell'abside riprese lo stile gotico. Le volte però misero in pericolo le pareti del transetto e dell'abside, cosicché si richiese il parere del rinomato architetto senese scultore Lorenzo Maitani, il quale rinforzò l'edificio con archi rampanti e contrafforti, da cui successivamente furono ricavate le cappelle del Santissimo Corporale e della Madonna, e progettò la facciata tricuspidale che oggi si ammira, con un'altezza di 1,53 m e con una larghezza di 1,40 m. È il più bel saggio di stile gotico a cui i senesi, senza superarlo, si ispirarono più tardi per la costruzione della facciata e del loro duomo. È costituita da 4 torri poligonali, 2 ai lati più basse e robuste di 1,42 m e 1,80 m, e 2 torri nel mezzo, più snelle e più alte, 1,51 m e 1,53 m, che ne dividono la superficie in 3 parti. E queste 3 parti corrispondono alle 3 navate interne. Nella facciata vi si trovano inoltre 6 cuspidi con stupendi mosaici. Inoltre un grande rosone centrale iscritto in un quadrato di ricca fattura, un'elegante loggiata attraversa la facciata orizzontalmente a metà. Fin dalla sua base la facciata è ricca di tesori d'arte. Questi meravigliosi bassorilievi vengono attribuiti solitamente al Maitani stesso. Occupano complessivamente 1,112 m di superficie. Ogni pilastro vuole con i suoi bassorilievi descrivere una storia. Nel primo a sinistra la creazione di fatti della Genesi. La mano dell'Eterno si protende con gesto di imperio e di benedizione ad esprimere il fiat della creazione. Lo spirito di Dio in forma di colomba irradia la sua potenza. Il Dio crea le piante, i volatili e i pesci. Qui la creazione dei quadrupedi.
Due angeli assistono in atteggiamento di devota meraviglia la creazione dell'uomo. Il Dio infonde all'uomo il soffio vitale. Apre il fianco ad Adamo addormentato. E qui inizia un tralcio di edera che si ramifica per tutta la tavola marmoria, isolando le varie scene. Adamo dorme e il Dio trae la donna dal suo costato aperto. Albero della scienza del bene e del male, con Adamo ed Eva, ai quali Dio, scortato da angeli ministri, vieta di cogliere il frutto. L'albero è situato presso una fonte dalla quale avrebbero origini i fiumi Tigri, l'Eufrate e il Fison. Lo stesso albero attorno al cui tronco è attorcigliato il serpente. Il frutto è stato colto ed Eva ne tiene uno per sé premendolo all'ascella e un altro ne offre ad Adamo. E Dio fra le nubi rivolge la parola minacciosa alla coppia disobbediente, rannicchiata e nascosta fra gli arbusti. Paradiso terrestre, circondato da fiamme che ne impediscono l'ingresso. Un angelo solleva la spada e un altro caccia Adamo ed Eva, dolenti, supplicanti, che cercano di nascondere la loro nudità in una campagna selvaggia, e incomincia così il calvario degli esseri umani. Adamo zappa faticosamente mentre Eva fila rassegnata. Abele e Caino fanno sacrificio a Dio, offrendo il primo un agnello e l'altro un mazzo di spighe. Qui invece Caino uccide Abele. Nel sesto ripiano Noema insegna a leggere ad un bambino. Tubal-Cain batte col martello piccole campane pendenti da una torre esagonale. Uno dei figli di Sette, con un foglio ed il compasso, disegna. Secondo alcuni è Noè che studia la costruzione dell'arca. Secondo pilastro, nel centro in basso Abramo che dorme. Sopra lui si sviluppa una pianta d'acanto, la quale con gli intrecciamenti dei rami forma in linea verticale una serie di ellissi entro le quali sono scolpiti Davide, Salomone, Roboamo, Abia, Asia, Giosafat, Maria Vergine e in alto il Redentore. Altri rami, piegandosi involuti a sinistra e a destra, separano la storia della Bibbia disposta lateralmente. Abramo dormiente, fiancheggiato dai giudici di Israele, recanti in mani i fogli spiegati delle loro profezie. Lo scheletro di Abramo in un sarcofago sulla terra di Canaan. Samuele unge re Davide giovinetto. Gedeone strizza in un vaso il vello bagnato di rugiada. Balaam consulta il Dio per maledire Israele. Il medesimo percuote un'asina, mentre un angelo con la spada impedisce il passo. Il Dio in piedi parla con Mosè inginocchiato. Mosè inginocchiato parla a Dio fra le nubi. La sorella Maria, seduta con altre donne, leva in alto le mani per ringraziare il Signore d'aver salvato Israele. Un vecchio presenta Mosè bambino, salvato dal Nilo, alla figlia del Faraone. Nel centro una figura spiega un volume contenente l'editto regio col quale si ordinava di gettare nel fiume i bambini ebrei. Il Dio addita ad Abramo le leggi divine. Il Dio comanda ad Abramo di abbandonare Ur, città della Caldea. Melchisedec, il gran sacerdote, offre ad Abramo il pane ed il vino. Un profeta che indica col braccio teso in giù. E qui la profezia di Isaia: i lupi pascoleranno gli agnelli. Un angelo a cavallo calpesta Eliodoro, che si apprestava a depredare il tempio. La città di Betulia, donde parte Giuditta con l'ancella per uccidere Oloferne. In alto il Dio col braccio teso. Il profeta Daniele addita la misteriosa bilancia. Terzo pilastro, la storia della redenzione. Anche qui le scene sono separate dal voluto di una pianta d'acanto. Al centro sono raffigurati i profeti, ad iniziare da Balaam, a mezzo busto con pergamene in mano. Nel primo ripiano Giacobbe vede in sogno la gloria del Signore. Sei profeti minori con pergamena. Annunciazione della Vergine. Visita a Santa Elisabetta. Nascita di Gesù. E adorazione dei Magi.
Presentazione al Tempio. Fuga in Egitto. Strage degli innocenti ordinata da Erode. E Gesù fra i dottori. Battesimo di Gesù nel fiume Giordano e tentazione nel deserto. Entrata di Gesù in Gerusalemme. Tradimento di Giuda nell'orto del Getsemani. Flagellazione di Gesù alla colonna. E sopra nell'ultimo ripiano si intravedono le tre Marie alla tomba di Gesù e l'angelo seduto sul lavello che annuncia la risurrezione di Cristo. Ed infine la crocifissione. E qui termina la rappresentazione di questo terzo pilastro. Nel quarto pilastro la resurrezione dei corpi per il giudizio universale. L'inferno, un angelo con la spada caccia i dannati, in mezzo ai quali è Satana, con la testa incoronata di serpi e le mani legate dalle code di due enormi draghi che mordono due dannati. Sempre l'inferno, una schiera di dannati. A sinistra un angelo sferza le anime mentre queste, legate con lunghe fasce, vanno lacrimose verso tre demoni che le ghermiscono. Ma ecco al terzo ripiano gli eletti, guidati dagli angeli in paradiso. Al quarto ripiano vi si trovano i santi, i papi, i vescovi, i padri della Chiesa e monaci, una schiera di santi. Nel quinto ripiano si vedono i profeti e gli apostoli. Nel centro in alto Cristo seduto in trono, sorretto da 18 angeli ad ali spiegate, mostra le stimmate delle mani. Ai lati della tavola 4 angeli suonano lunghe trombe per chiamare al giudizio. Le due figure in piedi a sinistra e a destra sono rispettivamente la Vergine e l'Apostolo San Giovanni, entrambi in atto di preghiera. Anche in questo pilastro del giudizio universale una pianta di vite nascente si diffonde a dividere le varie scene.